cambiamo argomento, vediamo un intervento di neurochirurgia molto raffinato per combattere e curare la rottura dell'aneurisma cerebrale, un intervento che può dare ottimi risultati. Aneurisma cerebrale, un termine che fa paura perché è associato all'idea di un'improvvisa emorragia potenzialmente letale. Eppure solo in rari casi chi ha un aneurisma va incontro a questo rischio. E in caso d'emergenza rivolgersi ad un centro specializzato può aumentare le possibilità di sopravvivenza. Ma cosa sono gli aneurismi? Sono delle malformazioni vascolari. In pratica l'aneurisma è una specie di sacchetto che si forma lungo la parete di un'arteria che porta il sangue al cervello. Si forma perché congenitamente c'è un punto più fragile di quell'arteria, allora la pressione del sangue, tutte le volte che il nostro cuore batte, determina un'onda di pressione, sfianca questa parete come un palloncino dentro il quale noi soffiamo. Naturalmente la formazione di questo sacchetto, lo stiramento della parete, determina un indebolimento della parete stessa, quindi quello è un punto di minore resistenza. Che può rompersi per uno sbalzo di pressione. Questa malformazione dei vasi sanguigni riguarda il 5% della popolazione, ma solo in 10 casi su 100.000 c'è una rottura dell'aneurisma e una emorragia cerebrale. La rottura dell'aneurisma avviene soprattutto in un'età che è compresa tra i 35 e i 60 anni, questo classicamente. Come dicevo prima, l'uso di droghe come l'ecstasy e la cocaina aumenta il rischio di rottura. Per questo noi da qualche anno vediamo rotture di aneurismi anche in persone più giovani, proprio per uso di farmaci eccitanti. In caso di rottura, la metà dei pazienti vengono salvati, in 2 casi su 3 senza danni permanenti. È comunque fondamentale agire il prima possibile quando ci sono i segni premonitori. Una cefalea improvvisa, molto grave, molto forte, acuta, in genere dopo sforzo. Questa è la diagnosi clinica. Questa diagnosi deve essere confermata da uno studio TAC e angiografico. La TAC permette di vedere se c'è stata un'emorragia e qual è l'entità dell'emorragia. L'angio-TAC può anche permetterci di vedere l'aneurisma, ma la diagnosi, diciamo, chiara, certa, si fa solitamente con uno studio angiografico. L'unico trattamento per eliminare un aneurisma a rischio rottura è chirurgico, con 2 modalità. Nella prima si accede direttamente. L'intervento consiste proprio nell'aprire la scatola cranica, ovviamente, seguire determinate vie anatomiche che ci permettono di raggiungere anche la profondità del cervello senza danneggiare le strutture cerebrali. Una volta raggiunto l'aneurisma, noi lo isoliamo dalle arterie che lo circondano e lo chiudiamo con una piccola clip. In questo caso si usano queste piccole clip per bloccare il flusso sanguigno che finisce nell'aneurisma, che poi viene aperto. Vediamo, i vasi si vedono bianchi, sono ben pervi e l'aneurisma invece è nero, quindi non ha più sangue al suo interno. Quindi diciamo che l'intervento è finito ed è riuscito. Quando è possibile, si interviene però in modo meno invasivo tramite una sonda inserita nell'arteria femorale. La via endovascolare è una via che passa attraverso un'arteria, si fa una piccola puntura, un'anestesia locale, una piccola incisione all'inguine, si cateterizza un'arteria, si introduce un catetere il quale viene portato fino all'aneurisma e poi attraverso questo catetere si liberano delle spirali che praticamente chiudono, è come se si mettesse un tappo dentro l'aneurisma, quindi il sangue non ci va più e l'aneurisma non si può rompere. Se l'intervento avviene prima di un'emorragia o quando questa è limitata, il paziente può riprendersi rapidamente. E se operiamo un paziente che sta bene come condizioni neurologiche, il recupero è immediato. Se si fa un trattamento per via endovascolare, dopo 3 giorni va a casa. Se si fa un trattamento per via endocranica, cioè un intervento vero e proprio, il paziente dopo 2 giorni si alza, dopo 4-5 giorni va a casa e sta bene.